Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. Oggi è una giornata molto importante per il Movimento 5 Stelle perché inizia ufficialmente, si va a intrecciare ovviamente la campagna elettorale per le politiche, ma inizia ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per l'amministrativa del Comune di Vicenza. E sono amministrative rispetto alle quali noi abbiamo gli obiettivi, la nostra azione, i nostri obiettivi sono quelli di arrivare al ballottaggio. E crediamo, anzi abbiamo ragionevole, riteniamo di potersela fare. Perché? Perché se arriviamo al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle ha già dimostrato il nostro paese che vince, e questo è il nostro obiettivo. Abbiamo portato a termine le primarie all'interno del Movimento utilizzando il sistema democratico, abbiamo fatto partecipare tutti gli attivisti che operano nel territorio del Movimento 5 Stelle. E in qualche maniera sono stati grandi elettori, quindi, che hanno partecipato a questa votazione. In rappresentanza di 700 circa iscritti al Meetup di Vicenza che abbiamo attualmente. So che sui giornali ci hanno contestato il numero non grandissimo di partecipanti a questa votazione. Devo dire che chi ci contesta è un rappresentante di un partito che ha fatto sì le primarie, ma a cui hanno partecipato anche i morti. Nel Movimento 5 Stelle hanno votato solamente i vivi. Noi, a differenza del Partito Democratico, non siamo andati a fare campagna elettorale nei cimiteri e non ci siamo trovati tra gli elettori anche dei soggetti deceduti, cosa che nella nostra città incredibilmente mai avvenuta nel PD. Detto questo, io passo la parola ai colleghi del Consiglio Comunale uscenti che con me introducono la candidatura dell'Avvocato Di Bartolo, candidatura rispetto alla quale siamo molto orgogliosi perché crediamo veramente di avere una persona estremamente valida, competente, conosciuta, autorevole, che ha testimoniato per tutta la sua vita l'impegno per la società all'interno della quale noi operiamo, con l'obiettivo ovviamente di andare in qualche maniera dal nostro contributo per un miglioramento. Ma anche considerato il fatto che tra i tre principali esponenti dei principali raggruppamenti, quindi centro-sinistra, centro-destra, Movimento 5 Stelle, se lasciamo stare i gruppi minori, l'Avvocato Di Bartolo è l'unico indipendente che alla mattina quando si sveglia non debba ringraziare il sindaco Variati per averlo nominato all'interno di un ente pubblico e avergli fornito una poltrona, perché questa è la situazione. Gli altri due candidati di centro-sinistra e centro-destra, entrambi stati nominati da Variati, hanno ottenuto da Variati una poltrona sulla quale sedere. Detto questo, vorrei citarvi due dati che sono un po' per coincidenza, un po' che sono usciti oggi sull'Espresso, che in qualche maniera ci inorgogliscono. Capisco che siano anche relativi, ma siccome siamo spesso attaccati per fornire delle candidature che ovviamente arrivano dalla società civile, ma che non sono competenti nel senso proprio della parola, l'approfondimento sull'Espresso che esce oggi identifica una realtà che invece è opposta, attenzione, che è la stessa del 2013. Questo riguarda le candidature alle politiche, ossia che il record per, cioè il primato per titolo di studio superiore alla laurea è segnato ancora una volta, come nel 2013, dal Movimento 5 Stelle, che ha presentato oltre il 27% dei propri candidati che hanno una specializzazione post laurea. Capisco che non è necessario ma non sufficiente per garantire una buona gestione amministrativa e anche una politica all'interno delle istituzioni, però questo dato è importante in considerazione del fatto che spesso i nostri avversari al contrario ci attaccano sostenendo che non c'è questo livello di preparazione, tanto più se lo confrontiamo con un Partito Democratico che ha meno del doppio, 11% dei candidati a questo livello di istruzione e un centrodestra che addirittura uno strimizzito 8%, cioè un terzo dei candidati a questo livello di istruzione. Altro elemento d'orgoglio, e poi veramente mi taccio, è che il 17% dei candidati del centrodestra, 17%, sono coinvolti in procedimenti penali oppure sono già stati condannati. Il primo fra tutti è Gisino Pulpetti.
Pulpetta, capolista centrodestra a Napoli. Cosa c'entra Gino Pulpetta con le politiche, le elezioni amministrative, le elezioni politiche, che a Vicenza c'entra? Perché sapete che in questa legge elettorale l'elettore medio leghista che andrà a votare si troverà candidato uninominale, un candidato della Lega Nord, scegliendo il candidato della Lega Nord, contribuirà direttamente all'elezione di Gino Pulpetta, alter ego di Luigi Cesaro, capogruppo del centrodestra di Campania, è già conosciuto perché è definito da Raffaele Cuttolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, come autista del fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Bene, questo ci tenevo a dirvi, e quindi passo la parola ai miei colleghi e poi naturalmente all'avvocato Di Bartolo, che è il centro di questa conferenza. Grazie intanto di essere qua, buongiorno a tutti. Due parole molto veloci, siccome si svolgerà la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, stiamo parlando delle amministrative, perché per quanto riguarda le politiche abbiamo un'altra settimana in cui ci saremo tutti concentrati, diciamo, su quelle elezioni, perché riteniamo, ripeto, che sia anche lì un momento epocale per la nazione. Quindi dopo il 5 di marzo inizierà intensamente l'attività del Movimento 5 Stelle di Vicenza per la campagna elettorale, per arrivare, diciamo, al 26 maggio alle elezioni. E sarà una campagna elettorale completamente diversa da quella degli altri partiti, perché noi ci proponiamo e ci siamo sempre proposti di fare una campagna elettorale al contrario, cioè noi non andremo a dire ai cittadini cosa vogliamo fare, perlomeno andiamo a dirlo parzialmente, ma andremo a fare questa intensa lavoro nel territorio, l'abbiamo già fatto io e Liliana nel mandato e anche Enrico, chiaramente andremo a fare questo lavoro intenso nel territorio perché crediamo che ci siano delle grandi risorse e vogliamo valorizzarle, ma soprattutto cogliere con solo gli aspetti del territorio. Quindi la campagna elettorale a rovescio sarà, noi andremo a capire cosa i cittadini, le associazioni, i portatori di interessi e tutti, diciamo, i gruppi ben organizzati all'interno del territorio, ripeto, grande risorsa, ritengono indispensabile per avere una dignità di vita migliore a Vicenza dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista lavorativo, su tutti i fronti. Quindi noi andremo in atteggiamento d'ascolto, soprattutto nella prima parte, un atteggiamento d'ascolto costruttivo, ma sarà quello che ci caratterizza, diciamo, perlomeno nel primo mese in cui Francesco sarà presentato e sarà portato nel territorio, nelle varie realtà piccole e grandi del territorio. Questo è una cosa fondamentale, fa parte del nostro DNA, l'abbiamo fatto bene o male non lo so, però piano piano stiamo, chiaramente, crediamo in questo e andiamo a migliorarci su questo. Quindi questa sarà la nostra campagna elettorale iniziale. Non andremo a dire noi facciamo questo, non facciamo questo, le classiche promesse elettorali che stanno facendo gli altri due candidati sindaci tra i che ci sono, ma andremo appunto a raccogliere quello che sono le esigenze, ma proprio anche quotidiane del territorio, anche le piccole cose, perché siamo convinti che sono le piccole cose che messe insieme creino un benessere fisico e morale nella vita di ogni cittadino. Quindi Francesco sarà a disposizione, sarà messo in gioco in tutte, diciamo, in questo percorso, che sarà un percorso lungo, che sarà un percorso intenso e che ci porterà dopo ad avere il nostro programma che andremo a presentare alla città, che, ripeto, sarà nostro, ma sarà principalmente con una notevole parte costituito e costruito con la cittadinanza. Questa è una cosa che noi ci teniamo, ripeto, e riteniamo che faccia la differenza rispetto agli altri. Quello che variati fino adesso, la città manca soprattutto di questo, manca di partecipazione. La partecipazione negli ultimi 10 anni è crollata, la partecipazione all'interno di questo palazzo di tutti i cittadini. E invece fuori ci sono delle grandi risorse che sono da docenti universitari, che ci sono da persone che vivono la quotidianità, da geometri, architetti, ingegneri, ci sono una marea di persone che, ripeto, donano e danno il loro tempo per la collettività, e questo deve essere estremamente valorizzato, e lì ci sono secondo noi ci sono le risorse che permetteranno di fare una giunta e un governo completamente diverso rispetto ai precedenti 10 della città di Vicenza. Mi fermo qui perché sennò vado avanti un'ora, ecco. E questo, diciamo, è il nostro nocciolo fondamentale della campagna elettorale. Adesso passo la parola a Francesco, scusa Liliana, e poi qui avete visto ci sono degli altri attivisti del Movimento 5 Stelle, perché dal 5 marzo inizierà anche la costruzione della lista, che sarà anche qui una lista non formata esclusivamente da persone
che provengono da, come gli altri partiti, provengono dall'interno del partito, da carriere partitiche o altre cose, ma sarà una lista formata da persone che hanno lavorato nel territorio come un Movimento 5 Stelle, ma anche persone che avranno lavorato nel territorio della vita civile, come abbiamo fatto anche per le elezioni, come abbiamo fatto per le elezioni nazionali, persone che riteniamo siano indispensabili e fondamentali per accedere. Quindi non è detto che fino a questo momento qua appartengano al Movimento 5 Stelle, ma potrebbero essere persone, ripeto, della società civile che si mettono in gioco. Grazie. Sì, io due parole molto veloci, perché a parte che hanno già ovviamente parlato loro, comunque ritengo che sia giusto anche che sia il candidato sindaco che si presenti direttamente. Sì, come diceva anche il collega Ferrarini, abbiamo lavorato in questi 5 anni e porteremo avanti il lavoro che è stato fatto in questi anni. Ci siamo confrontati, siamo entrati in contatto con tantissimi cittadini, con tantissime associazioni, abbiamo portato avanti le battaglie loro che sono diventate le nostre battaglie, che ovviamente continueremo a portare avanti. Adesso durante la campagna elettorale, ma anche dopo, sia in Consiglio Comunale come amministrazione della città di Vicenza, si spera, oppure nella nostra posizione. Questi anni sono stati proficui proprio perché tantissimi cittadini si sono avvicinati a noi e ritengo che abbiano acquisito anche quella conoscenza del movimento che ci darà sicuramente una spinta e una forza particolare anche durante questa campagna elettorale. Indubbiamente adesso, sapete, siamo particolarmente concentrati su quelle che sono le politiche, ma nel giro di una settimana appunto questo si avrà alle urne e di conseguenza poi, fatto questo, ci si concentrerà in maniera molto forte su quella che è la città e quindi ci troverete poi in continuazione a contatto appunto con i cittadini, con nelle varie sedi delle circoscrizioni per presentarci, per presentare il candidato, il programma, per interfacciarci, per sentire le esigenze e per fare appunto anche la lista assieme, condivisa anche con i cittadini che vorranno lavorare con noi. Grazie. Bene. Il mio curriculum più o meno lo conoscete, poi se desiderate farmi delle domande risponderò. E innanzitutto un ringraziamento ai consiglieri uscenti per l'intenso lavoro che hanno svolto. I nostri due consiglieri sono stati l'unica vera opposizione in città. E a Liliana l'augurio di continuare il suo impegno a più alti livelli e sicuramente un augurio anche a Daniele e Enrico che pur cessando il loro quinquennio però continueranno a essere attivisti nel movimento. Noi abbiamo un programma ambizioso. Il nostro programma può essere riassunto nel fatto che vogliamo migliorare la qualità della vita dei vicentini in ambiti essenziali. In primo luogo l'ambiente, in secondo luogo la mobilità, la sicurezza e l'assistenza sociale. Oltre a quest'area abbiamo l'ambizione di poter incidere sul territorio. Vicenza è stata trascurata tantissimo, devastata direi, in questi ultimi 20 anni. Sono emerse delle problematiche a cui le amministrazioni precedenti non hanno dato una risposta. Noi vogliamo uscire da questo grigiore, rivitalizzare, riorganizzare le periferie, sia sotto l'aspetto ambientale, sia anche sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto culturale. È nostro desiderio rivedere il ruolo, ad esempio, della biblioteca bertoliana. Vogliamo fare un qualcosa che non sia solamente a livello periferico un luogo dove andare a consultare, ma un luogo di
vogliamo creare in periferia dei luoghi di aggregazione, di fruizione di cultura, sotto l'aspetto non solo librario, ma anche sotto l'aspetto multimediale, sotto l'aspetto delle innovazioni sul piano culturale. E nostra ambizione è anche quella di prestare attenzione al mondo del lavoro. Noi puntiamo sul fatto che Vicenza debba essere al centro e debba essere, come dire, un traino, una locomotiva per quanto riguarda l'innovazione. Pensiamo a un'agenzia dell'innovazione che sappia mettere insieme le eccellenze del territorio per cercare di portare a Vicenza nuove attività sul nostro territorio, dare così una risposta anche al bisogno di trovare lavoro. E noi pensiamo a una città che non solo diventi l'eccellenza dell'innovazione in Italia, ma che sappia essere anche una città veramente europea, aperta alla internazionalizzazione. Questa è la nostra ambizione. Quindi speriamo e vogliamo e ci impegniamo a vincere le elezioni. Presenterete come farà a livello nazionale il movimento, il governo, la squadra di governo prima delle elezioni, anche voi, ma la squadra di giunta eventualmente? Le dinamiche sono diverse. Sicuramente presenteremo non prima delle elezioni. Sicuramente ci stiamo impegnando a trovare quelle persone competenti al posto giusto. E vogliamo valorizzare sia i nostri attivisti che anche quelle persone che si metteranno a disposizione le loro capacità e le loro competenze. Se attualmente non le abbiamo, però sicuramente come hanno fatto altri città, tipo Torino, praticamente le risorse usciranno non solo dall'interno del movimento che dicevo prima, ma usciranno dalla Regione Civile anche per quanto riguarda gli eventuali assessori o tutto quello che è la parte. Torino, ad esempio, gli assessori sono quasi tutti esterni, sono i soldi e le migliori risorse che c'erano. Diciamo che le presentiamo dopo, durante il ballottaggio, nella prima e seconda fase. A proposito di ballottaggio, visto che la sua storia politica anche qualche anno fa, però insomma è legata ai valori, quindi ha avuto ruoli dirigenziali, diciamo, per cui anche importanti, quindi può essere collegata con la storia del centro-sinistra da un lettore medio. Da questo punto di vista, ad esempio, non penso che possa essere un handicap, e poi se nel caso del montaggio voi non ci arrivaste, che indicazione darebbe fra, diciamo, il tagliato del PD e non di Forza Italia Lega? Beh, innanzitutto noi puntiamo ad arrivare al ballottaggio. È pur vero che nella mia storia personale il mio impegno è sempre stato a difesa dei diritti delle persone, dei diritti dei più deboli, per combattere le illegalità e le corruzioni. Questo è un tratto della mia storia personale. Se non dovessimo arrivare al ballottaggio, noi al momento non daremo nessuna indicazione, perché il Movimento 5 Stelle ha un suo programma ben preciso. Sono eventualmente gli altri che devono dire che cosa intendono fare, in che misura intendono aderire o portare avanti quelle che sono le battaglie che noi stiamo proponendo, che sono le battaglie che caratterizzano il Movimento 5 Stelle e che sono riassunte anche nel programma nazionale, ma che trova anche poi attuazione in ambito locale. E neanche non faremo alleanze. E non faremo alleanze, per essere pacifico. Noi ci rivolgiamo ai cittadini e ai vicini. Elettorale, il campo Marazzo, sicurezza, siamo molto partiti su questo tema.
visto anche a livello nazionale con il Movimento 5 Stelle, che visto che c'erano anche posizioni, cioè, di condiva che non sono sull'immigrazione, ci sono, a volte sembra che si cerchi un po' di avvicinarsi a quale parte della Lega. Sì. Beh, guarda, rispondo su. Che risposta. Campo Marzo non deve essere un campo militare, deve essere un luogo dove i vicentini possano tranquillamente passeggiare, appropriandosene del verde, dello spazio. Vicenza ha una carenza di verde, dico. La densità degli abitanti per chilometro quadrato è altissima, tra le più alte dei capoluoghi di provincia in Italia. Quindi Campo Marzo va valorizzato, deve diventare un luogo aperto. E per quanto riguarda la sicurezza, sicuramente, come è noto, i sindaci possono fare ben poco, però è il nostro desiderio agire su due versanti. Uno è quello dell'educazione delle persone al dialogo, al rapporto con il diverso, con lo straniero. In secondo luogo, sicuramente è necessario un potenziamento delle forze di polizia, e questo per consentire maggiore tranquillità soprattutto alle persone più deboli, penso agli anziani, e sia per consentire una educazione dei cittadini, collaborando con le forze di polizia, alla legalità. Non ci sono ricette semplici come quelle proposte da chi sfrutta la paura. Non dimentichiamo che in Italia, su 60 milioni di abitanti, gli italiani nativi sono solamente 55 milioni e che gli italiani non fanno più figli. Quindi il problema non può essere affrontato nei prossimi anni in maniera emotiva o suscitando odio o suscitando paure. Degli immigrati ci sarà necessità, sicuramente a nessuno piace vedere gli immigrati che girano per Campo Marzo spacciando dosi di droghe, questo non lo vogliamo, sia chiaro. Non vogliamo vedere immigrati disoccupati, però non siamo persone che seminano odio, non siamo persone che credono che tutto si possa risolvere in maniera semplicistica. Il futuro della nostra assistenza, delle nostre generazioni, dei più giovani, degli anziani, è un futuro che deve essere necessariamente connesso, ma questo lo dice la realtà, con i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, che sono dei cambiamenti epocali. Se posso aggiungere, abbiamo un altro candidato illustre dell'Italia dei Valori, che è Elio Lannutti, presidente Adusbef. Qui abbiamo portato avanti una battaglia, abbiamo portato gli sposti su Popolare di Vicenza, la nostra banca, dei non sospetti, e ho vinto commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, il procuratore della Repubblica di Vicenza, Capelleri, ma mi è stato chiesto com'è partita l'inchiesta sulla Popolare di Vicenza, e ho dichiarato, grazie, a seguito del risposta del Movimento 5 Stelle di Galatasaray. Quella è stata una battaglia che abbiamo in comune e credo che abbiamo ereditato dall'Italia dei Valori in tutto il modo anche la battaglia per una giustizia in Italia che sia per una giustizia che sia aperta, che sia breve, che sia sicuramente efficace rispetto a una giustizia oggi che fa da tutte le parti. E la domanda la farei invece a Dalla Rosa, visto che era nel Partito Socialista ai tempi di Craxi, che è stato membro del governo Berlusconi, visto che il Partito Socialista è rappresentato in questo Senato da Barani, che ha sostenuto, che è stato eletto con Berlusconi, perché si cambia lì e non in Forza Italia?
Poi c'è Michela, adesso vuoi fare un piccolo tempo di Michela, c'è anche Michela, Michela Altimetto, e come ci sono altre persone qua, sono un'attivista storica del Movimento 5 Stelle, è una persona che ci si è sempre messa a disposizione del Movimento 5 Stelle, non so se dopo potrà fare anche lei una scelta di per ora chiaramente la lista non esiste, ripeto che la stiamo costruendo, c'è un tema caldo di questi giorni, che non dovrebbe essere di questi giorni, ma dovrebbe essere, diciamo, un tema da vivere a quotidianità, che sta succedendo in questi giorni in città, ma poi in tutta Italia, che riguarda il famoso, i due famosi fronti antifascisti e fascisti. Chiaramente noi apparteniamo a una città in cui ci sono dei movimenti anche su questo, e se mi chiedo vuoi dire un attimo, sì. Sì, molto, molto brevemente vorrei intervenire. Lo ha già fatto in realtà Francesco ieri, ma sull'ordinanza proposta qui in città da Achille Variati, nell'inserire, diciamo, nelle linee guida per la concessione degli spazi pubblici, il fatto che gruppi o movimenti o singoli si debbano dichiarare comunque antifascisti. Su questo vorrei soltanto rafforzare la posizione che poi ha preso anche Francesco, insomma, nel Movimento 5 Stelle, cioè il Movimento 5 Stelle, visto e considerato che questa ordinanza è stata messa sul piatto dall'amministrazione Variati, poi sulla convenienza magari abbiamo anche noi delle perplessità, ma visto che c'è non possiamo non sostenerla, nel senso che il Movimento 5 Stelle, togliamo il braccio, è assolutamente un movimento antifascista, ma questo lo dimostriamo nel modo di agire, lo dimostriamo noi come esponenti istituzionali o attivisti nel nostro modo di agire, nel nostro modo di essere. Per cui assolutamente ripudiamo la violenza da qualsiasi parte essa provenga, che sia da una parte politica o che sia dall'altra, per noi non esiste. E quindi sosteniamo anche noi, come hanno fatto altri candidati sindaci, questa proposta. Devo dire che sulla convenienza di farla o meno ci sono stati dei dubbi anche da parte nostra, in quanto riteniamo che in Italia al momento, visto che la legge che regola il divieto di ricostituzione di formazioni fasciste è in vigore della legge Scelba, momentaneamente la legge Fiano è stata parcheggiata, quindi non è in vigore, questa è la legge che regola, diciamo, il divieto di ricostituzione fascista, che attua un principio della Costituzione, che è in Costituzione, e quindi sì, ci sono delle perplessità, e le persone, diciamo, le istituzioni preposte a fare da garante sono i prefetti e i questori. Quindi sulla convenienza anche noi abbiamo avuto delle perplessità, però sul concetto, sul principio di esprimerci, di essere antifascisti nel senso di come operiamo, sì, assolutamente. Togliamo ogni dubbio che possa essere venuto, insomma, ecco. Quindi volevo fare questo appunto, poi per il resto, insomma, con Francesco concordiamo tutto e siamo. Vogliamo fare una bella squadra a Vicenza e vogliamo cambiare questa città. Posso chiedere una cosa che mi permette di parlare al canto Marzo? Perché parlava delle verde, no? Diceva Vicenza c'è poco verde. Tra un pochino ci inseriamo moltissimo, perché è in previsione il Parco della Pace, e che è una delle opere che il prossimo sindaco si ritroverà a gestire, no? TAV, Parco della Pace, Terra, volevo capire un po' la sua posizione sul Parco della Pace, ad esempio. Beh, meglio poco che niente. Attenzione, non è che con il Parco della Pace Vicenza recuperi chissà quanto verde. Vicenza ha 82 km quadrati di territorio. La media, la
densità abitativa e la media di territorio di verde per ogni abitante è bassissima. È mai stata avviata Ravenna? Tanti anni fa. Ecco, Ravenna è una, agli antipodi, una delle città che ha una media di metri quadri per abitante enorme, altissima, c'è verde dappertutto. Il verde significa ossigeno, è ambiente, è salute. E quindi dobbiamo difendere tutti gli spazi verdi che ci sono, difenderli con i denti, con le unghie. Domanda sul temporale, sia nazionale che verso l'ultima settimana, ci sono previsti arrivi di pic, tra virgolette, personaggi? Vediamo le cose. Abbiamo detto capelletti. No, paragone, anche se i dettagli devono essere ancora definiti, ma è attesa la nostra città perché ha portato avanti una, ha impiantato la sua campagna elettorale, anche lui giustamente sulla battaglia a difesa dei suoi più fatti, delle due banche popolari venete ma anche delle altre, ha scritto un libro su questo. Si è distinto su questo, probabilmente anche questo è un punto di contatto con il Movimento 5 Stelle, da cui abbiamo poi continuato, è cresciuto poi un rapporto, lui è stato inizialmente invitato sul palco di Battista a parlare dei crack bancari, delle truffe e della politica che sta dietro ai crack bancari, e quindi averlo qui a Vicenza che è un po' il simbolo di questo disastro e del disastro della politica che non è riuscito a fare nulla per evitarlo, è nel programma. Poi Di Maio è già stato a Vicenza varie volte, è stato anche in procura in qualche maniera per tutelare gli interessi dei cittadini di Vicenza, a pieno venisse appigliata la richiesta sui FAS e quell'incontro è stato proficuo, tant'è vero che da allora in poi è stata una valanga, si è finita la consapevolezza, tutta la quarta richiesta è andata avanti. È stato anche recentemente in provincia di Vicenza. Poi, mi spiace non poter arrivare ai dettagli perché l'organizzazione campagna elettorale è seguita da, non so se Liliana ha qualcosa da aggiungere, ma è seguita dai colleghi della regione. Sì, no, però io paragone, però si pensava inizialmente si era pensato domani, solo che c'è qualche problema tecnico, quindi vediamo se riusciamo. Non è possibile, adesso vediamo se riusciamo a fissare. Puoi fare il riposo. Che sono candidati anche loro nel loro collegio. Siamo un pochino. Certo. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie.